erano i primi anni 60. Gli Stati Uniti e l'Unione Sovietica vivevano un perenne testa a testa nella corsa allo spazio, mentre un gruppo di uomini guidati da Luigi Broglio lavorava con tenacia e genialità per spedire in orbita i primi satelliti italiani. La loro è la storia del progetto San Marco, grazie a cui il 15 dicembre 1964 il primo satellite tricolore volò in orbita e tre anni più tardi, il 26 aprile 1967, fu la volta del primo satellite a partire da una piattaforma italiana. Era quella di Malindi, nelle acque di fronte al Kenya, la cui avventurosa storia è stata ricostruita dall'Università Sapienza di Roma in occasione del convegno L'Italia dal progetto San Marco alla Space Economy. Il San Marco 1 era una sonda scientifica per lo studio dell'atmosfera e fu anch'esso protagonista di una prima volta. Partì dalla base di Wallops Island in Virginia. Non era mai successo che una base di lancio venisse affidata a un team straniero. Tre anni dopo tocca al San Marco B partire. Ma da dove? La prima idea è di costruire una base in Sardegna, ma non si può per motivi di sicurezza. La seconda ipotesi è quella della Somalia, ma lì i problemi sono politici. È allora che Luigi Broglio, ingegnere fondatore della Scuola di Ingegneria Aerospaziale dell'Università Sapienza, e Carlo Buongiorno, ingegnere e primo direttore generale dell'Agenzia Spaziale Italiana, hanno l'intuizione di usare una piattaforma. Parte da Taranto, arriva a Mombasa, la ribattezzano Santa Rita, la santa dei casi disperati. La base di lancio non è come quelle classiche che conosciamo oggi. Il campo base è una tenda, gli animali selvatici girano indisturbati. Eppure funziona. We have all the green lights, tutte le luci sono verdi, si può procedere al lancio del San Marco B. Era mezzo secolo fa. Io penso che la storia del lancio di Malindi rappresenti uno dei passaggi epici della storia dello spazio e sicuramente un mattone fondamentale dell'attività italiana nello spazio. Io sottolineo sempre il fatto che in due anni, cioè 24 mesi, un gruppo di professori universitari e 100 militari o tecnici dell'aeronautica militare sono stati in grado di approntare una base di lancio marina e installare un satellite su un lanciatore e lanciarlo. Questa cosa oggi è incredibile, se pensiamo al fatto che i programmi nazionali e internazionali impiegano tempi di anni per fare una cosa di questo tipo. Quindi se teniamo poi conto del fatto che in quegli anni andiamo con la tecnologia degli anni 60, beh, vi rendete conto di che cosa sono stati in grado di fare questi uomini. Io penso che sia dell'incredibile proprio il risultato che loro hanno avuto e l'hanno fatta tra le scimmie, i serpenti, i rinoceronti, in un posto dove non c'era neanche il telefono e dove bisognava collegarsi in maniera inventandosi dei metodi di collegamento. Io penso che questo sia un punto epico della storia dello spazio internazionale e sicuramente un grande orgoglio per un paese come il nostro di essere riuscito a inventarsi la maniera di realizzare tutto questo. L'ultimo lancio dalla piattaforma avvenne il 25 marzo del 1988 con la messa in orbita del satellite San Marco 5. Attualmente il segmento di terra di Malindi funziona come base di controllo della telemetria e ricezione dati dei satelliti in orbita. In futuro però la piattaforma potrebbe essere utilizzata di nuovo. Noi come Sapienza abbiamo lanciato un programma che spero realizzeremo nei prossimi anni, di cominciare a fare dei piccoli lanci di razzi sonda da questa piattaforma e ci stiamo lavorando sopra. Deve essere un obiettivo che porta i nostri studenti a partecipare all'entusiasmo con cui chi l'ha fondata, chi l'ha creata è stato in grado di trasmettere. E a 50 anni da quell'impresa epica siamo ancora pionieri, ha commentato il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Roberto Battiston. Tanto abbiamo da scoprire, tanto abbiamo da fare. Tutto sta nel mettere a sistema le capacità e le competenze per muoversi anche nella realtà della space economy. Il nostro paese ha una tradizione di capacità, di iniziativa, idee, qualità degli studenti, qualità dei giovani che escono dalle nostre università e che lavorano nel mondo della ricerca, che è ben nota e che grazie allo spazio nel settore spaziale può trovare maggiore rispondenza di risorse, di investimento, di contesti, di collaborazione internazionale che forse è in altri settori. Quindi il messaggio è: ci servono idee, ci servono capacità, entusiasmo, capacità di rischio, perché lo spazio è uno di quei settori che può dare molto
se uno ha le idee giuste al momento giusto e se, sapendo come implementarle rapidamente. Un'agenzia come l'Agenzia Spaziale Italiana è un facilitatore per rendere possibile a coloro che hanno idee e che hanno competenze, che sanno muoversi nel mondo della tecnologia, per sfruttare questa grande miniera di opportunità che di fatto è lo spazio del mondo attuale, lo spazio della space economy.